Ciao, mi chiamo Rachele Campolongo, ho 29 anni e lavoro in Edison da 5 anni. Attualmente ricopro un ruolo all'interno della funzione di Gas Pricing e Market Analysis nell'ambito della divisione Gas Midstream. Cosa fa la divisione Gas Midstream? Si occupa di approvvigionare gas in giro per il mondo e di portarlo poi sino ai clienti finali, che possono essere dei clienti civili, industriali o termoelettrici. All'interno della funzione mi occupo prevalentemente della definizione di un riferimento di prezzo per le valutazioni a supporto di vendite incrementali, oppure della gestione e dell'ottimizzazione economica del nostro portafoglio gas. Sono in Edison dal 2009, entrata con un percorso di stage sempre all'interno della divisione Gas Midstream, ma in una funzione diversa, la funzione di Medium Long Term Logistics. All'inizio di questa esperienza ho potuto unirmi quindi ad un team molto giovane che mi ha aiutato a capire le peculiarità del nostro lavoro, del nostro business, e mi ha portato a crescere giorno dopo giorno. Grazie a questa curiosità, a questo interesse verso il lavoro, ho avuto l'opportunità tramite Job Rotation di unirmi alla funzione di Capacity Management. La funzione di Capacity Management che si occupa dei contratti di trasporto gas esteri e che mi ha dato anche l'opportunità di interfacciarmi con i colleghi delle altre sedi del gruppo EDF in giro per l'Europa. Mi piacerebbe approfondire le tematiche legate al business gas, soprattutto perché mi sono unita alla mia funzione attuale solo a gennaio 2014, quindi nel medio periodo mi vedo ancora ad approfondire il tema dei prezzi legati all'ambito gas. Nel medio-lungo sicuramente mi piacerebbe poter sfruttare tutta quella visione di insieme sul business gas che ho acquisito durante la mia job rotation passata. A chi vuole entrare in Edison sicuramente consiglierei di avere flessibilità e curiosità. Flessibilità perché siamo un'azienda dinamica, un'azienda che opera in un business competitivo e di conseguenza ci troviamo a dover affrontare quotidianamente delle sfide che necessitano di un approccio fortemente proattivo. Curiosità perché è necessario, appunto perché il nostro business si integra sempre di più con un gruppo che opera a livello europeo, curiosità verso un'altra lingua, curiosità verso un mondo, un background culturale di colleghi in giro per l'Europa che è differente dal nostro.